Domenica 16 febbraio la Maratona Internazionale di Napoli Trofeo Banca del Sud giungerà alla 16ª edizione con un percorso completamente rinnovato. Si parte infatti dal lago di Lucrino per arrivare in piazza del Plebiscito, dopo aver percorso un tracciato più facile dei precedenti e soprattutto molto spettacolare, con quasi 10 km che costeggeranno il mare lungo via Napoli e via Caracciolo. Faranno il giro intorno al lago, che è già una cosa magnifica. Poi andranno nel centro di Pozzuoli, quindi passeranno vicino al Tempio di Serapide. Poi il passaggio per la città della scienza, sulla bellissima lungomare di via Caracciolo, largo Sermoneta, il pezzo dei Garibaldi. È un fatto sportivo, ma anche un fatto turistico. Deve portare benefici alla città con l'arrivo di persone che vanno negli alberghi, vanno nei ristoranti, visitano le nostre bellezze. Domenica 16 febbraio dalle 8 alle 14.30 c'è un'ordinanza sindacale che vieta la circolazione su tutto il territorio cittadino. La gara si svolgerà anche sulla distanza della mezza maratona. In totale sono circa 2.000 i runners iscritti, provenienti da 30 nazioni e 17 regioni italiane. Nei giorni precedenti sarà in funzione anche il villaggio maratona in piazza del Plebiscito, con numerose iniziative dedicate alla salute e alla prevenzione. Gli iscritti sono numerosissimi, una partecipazione internazionale fino anche dalla Nuova Zelanda, dal Canada e dagli Stati Uniti. Napoli, grazie al cuore che batte dei podisti che renderanno unica e speciale questa maratona, diventa il centro del mondo, nel senso il centro di un'iniziativa che è corale, che non soltanto sarà un appuntamento sportivo, ma a 360 gradi lancerà anche dei messaggi importanti. Teniamo molto ai villaggi di avvicinamento alla maratona del 14 che ci saranno a Piazza del Plebiscito, sulla prevenzione per la fibrosi cistica, e poi la giornata di domenica, una giornata dove correre da Pozzuoli a Piazza del Plebiscito sarà anche una voglia metaforica di voler portare la nostra città sempre più in alto.